I weekend gastronomici compiono 31 anni e l'iniziativa di Confcommercio e Camera di Commercio Pesaro Urbino si conferma appuntamento imperdibile per una clientela sempre più attenta ed esigente e una ristorazione di qualità e garante del territorio. La presentazione alla stampa, con tanto di menù degustazione offerto dal ristorante Piccolo Mondo di Monbaroccio, uno dei 74 locali che partecipano, è la migliore occasione per evidenziarne obiettivi e strategie. Beh, 31 anni di successi, per cui le formule sono destinate a non cambiare, nel senso che quando una formula è vincente si apportano poche modifiche. Manteniamo il prezzo assolutamente promozionale per dei menù straordinari a base di prodotti del territorio con vini della provincia di Pesaro Urbino. Il prezzo 18 e 21 euro sono prezzi fissati dal 2012, quindi siamo stati molto attenti in questo momento di difficoltà anche per le famiglie a non alterare i prezzi, che sono per lo più la pura copertura dei costi per i nostri professionisti della ristorazione. Abbiamo numeri in aumento per quanto riguarda i ristoranti partecipanti, che sono 74, per questa iniziativa primaverile che parte il 5 aprile e finisce il 15 di giugno. Abbiamo confermato gli appuntamenti con la cultura e con il territorio, per cui i ristoranti, i consumatori che partecipano a questi weekend gastronomici avranno l'opportunità, nelle date indicate nei famosi libretti, di visitare gratuitamente gli scavi archeologici di Colombarone oppure alcune particolarità ambientali e culturali del nostro entroterra, assistiti da guide escursionistiche ambientali che operano gratuitamente per i consumatori dei weekend gastronomici. E poi ci sono le sinergie che nel tempo hanno portato questa iniziativa ai massimi livelli e che in questa primavera, dal 5 aprile al 15 giugno, coinvolgerà 45 comuni e 74 ristoranti. Sì, con noi la Camera di Commercio da sempre, ma abbiamo di nuovo la collaborazione di Banca Marche, di ERA e soprattutto degli enti bilaterali del turismo e del commercio, e la nostra cooperativa di garanzia, che tra pochi giorni cambierà nome da Sconfidi Imprese in Confidi.net, ma infatti si presenta già con questa veste nella promozione dei weekend gastronomici. 10.000 sono invece i libretti menu consultabili su internet nel sito della Confcommercio Pesaro Urbino www.ascompesaro.it e diffusi anche grazie alla Banca delle Marche, partner convinta del progetto. Credo che siamo molto convinti, perché sono 31 anni che l'affianchiamo, quindi se non eravamo convinti ormai ci eravamo distaccati, no? È un'iniziativa molto valida che via via nel corso del tempo si va sempre più consolidando e affermando, sia dal punto di vista delle adesioni degli operatori, sia dal punto di vista della convinzione e della fruizione da parte della clientela. E ambedue, sia gli operatori che i fruitori, sono nostri clienti, quindi noi dobbiamo esserci per forza. Tra l'altro questa iniziativa comunque si radica nell'ambito enogastronomico, nell'ambito del turismo, ambito che potrebbe essere, perché no, il viatico della ripresa anche dal punto di vista economico di questo paese, ne abbiamo veramente bisogno. Andare per weekend gastronomici e anche andare per colline e per valli, visitare centri storici e borghi antichi, scoprire musei e tesori di ogni tipo, con un rapporto tra qualità e prezzo che da una parte pretendono i clienti e dall'altra è quello che assicurano i ristoratori dei weekend gastronomici. È una manifestazione che è raggiunta la 31ª edizione, quindi dimostra il successo di questa manifestazione nel tempo, proprio perché ha sempre potuto coniugare l'enogastronomia con l'eccellenza dei ristoranti, i prodotti che abbiamo nel nostro entroterra, ma soprattutto anche cultura, facendo conoscere località dell'entroterra che molto spesso non si conoscono. E poi ci sono loro, i ristoratori, i migliori sponsor del territorio, dell'accoglienza, della cucina, del buono e del bello, come Romano Lorenzi, titolare del ristorante Piccolo Mondo di Monbaroccio, che ci ha fatto assaggiare in anteprima il menù programmato per il 13 aprile. E cominceremo con un antipasto, con una composizione di antipasto, con un carpaccio di manzo primaverile con tutte le verdurine primaverili,
e un tortino di polenta con carciofi e fonduta e ricotta e con del pastore con asparagi e tartufo nero estivo, scorzone. Poi proseguendo per un bis di primi, praticamente fatti in casa del nostro territorio, gnocchetti di patate in porchetta con cinta senese allevata dalla nostra fattoria e passatelli con fonduta di formaggi e anche casciotto d'Urbino con tartufo nero estivo. A proseguire un lombo di cinta senese, sempre allevato dalla nostra fattoria, con verdurine croccanti e tartufo nero estivo, patate sabbiate al rosmarino al forno e a concludere con un semifreddo, fresco, all'amaretto. Che vini ci mettiamo? I vini praticamente del nostro territorio, quindi un bianchello, bianchello del Metauro, dalla vallata del Metauro da parte di Calcinelli, Fano eccetera, e un sangiovesino dei Colli Pesaresi di Pesaro praticamente. Va ricordato che per partecipare occorre prenotarsi telefonicamente almeno 2 giorni prima della data in calendario, ma se qualcuno avesse perso un appuntamento potrà sempre richiederlo ai titolari, che non esiteranno a venire incontro alle esigenze di una clientela particolarmente affezionata a questa iniziativa. Questa è un'iniziativa di passione, perché come si può vedere ci sono 74 ristoranti, quindi la vedono come un'opportunità, quella di farsi conoscere al pubblico più vasto, più grande, di trovare un'economia diversa e un'opportunità anche per riscoprire la grande bellezza della provincia di Pesaro Urbino. Poi questa iniziativa, che è quella che è del trentunesimo iniziativa, include all'interno di questo libretto una cosa che è tipicissimo. Questa è un'iniziativa che l'Associazione Ristoratori della provincia di Pesaro Urbino porterà avanti per tutto il 2014. Iniziamo come primo appuntamento con i weekend gastronomici ed è una cosa molto semplice, cioè far scoprire quello che è, secondo la gente, la ricetta tipica o del comune o della città a cui appartiene. Anche perché nel cambio generazionale si rischia di perdere la memoria, le cose. Sai, tutti gli esperti possono dire che cosa c'è di tipico all'interno, però vorremmo sapere invece la gente, quello che pensa, cosa c'è di tipico, anche perché se noi siamo quello che mangiamo, quindi in qualche modo vorremmo sapere anche chi eravamo, detta dalla gente però, non dagli esperti.